Il sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris ha inaugurato l'auditorium del liceo scientifico Galileo Galilei di via San Domenico al Corso Europa a Napoli. La struttura è stata realizzata in uno spazio dell'istituto precedentemente utilizzato per attività sportive, che la città metropolitana ha poi provveduto a trasferire al termine dei relativi lavori di ristrutturazione nella nuova palestra con campo di basket regolamentare e servizi annessi. Nel nuovo auditorium, che è naturalmente corredato di tutte le dotazioni di sicurezza, oltre che di un palco per le manifestazioni, una cabina di regia e di un impianto di filodiffusione con altoparlanti, i ragazzi del Galilei potranno svolgere attività artistiche, teatrali, musicali, audiovisive, in spazi adeguati e attrezzati. Insieme all'auditorium, nell'ambito del medesimo progetto PON, la città metropolitana ha effettuato anche interventi volti ad incrementare il risparmio energetico, l'attrattività e la promozione delle attività sportive, per un ammontare complessivo di 570.000 euro. A testimonianza di quanto sarà possibile realizzare nella nuova struttura, nel corso della cerimonia di inaugurazione si è tenuta anche la presentazione del libro Napulei, Luigi di Pino Daniele, di Carmine Aimone e Michelangelo Iossa, accompagnati dal sax di Enzo Anastasio, che ha suonato alcuni dei brani più famosi del cantautore napoletano. Quando si aprono gli spazi, che io dico sono non solo spazi fisici ma soprattutto mentali, è sicuramente una grande festa. Poi spazi attrezzati, sicuri, sono una gioia per chi dirige una scuola, per chi nella scuola ci vive e ci crede. Oggi sono molto contento perché ancora un tassello importante sulle scuole della nostra città e della nostra città metropolitana, l'auditorium al Galileo Galilei, che si inserisce in altri passaggi importanti di ristrutturazione di questa scuola, come le attrezzature e l'impiantistica sportiva. Altre ce ne sono state, altre ce ne saranno, a dimostrazione che anche di fronte a norme che in qualche modo non ci consentivano di investire sulla scuola, io me ne sono assunto la responsabilità personale, firmando atti e delibere, perché il diritto alla scuola, all'istruzione è un diritto costituzionale ed è anche la risposta migliore per contrastare criminalità e illegalità. Ad altri compete recuperare e fermare chi spara.